I volontari della Croce Rossa di Ventimiglia hanno organizzato un servizio di assistenza alla stazione ferroviaria della città di confine per i senza tetto che spesso vi trovano riparo. In queste serate di freddo più intenso i volontari distribuiscono bevande calde e biscotti per cercare di regalare a queste persone un po' di calore anche dal punto di vista umano. L'iniziativa proseguirà anche nei prossimi giorni, come hanno evidenziato i responsabili. Silvana, volontaria della Croce Rossa, questa sera siete venuti per la prima volta quest'anno alla stazione, perché? Esattamente, perché le temperature si stanno abbassando e quindi, visto che comunque continuano ad esserci persone che hanno bisogno, che hanno freddo anche stasera all'interno della stazione, ci siamo organizzati come abbiamo potuto, abbiamo preparato del tè caldo e dei biscotti per dare un minimo di sollievo a chi sta peggio di noi. Lo ripeterete? Sì, sì, siamo in tanti volontari, cerchiamo di alternarci e sì, anche perché comunque vediamo che c'è tanto riscontro. Sempre qui in stazione? Sempre qui in stazione, sì, perché poi alla fine è il punto di ritrovo principe della città di Ventimiglia. Grazie. Prego, grazie a voi.